E stasera, il bello e il cattivo tempo è al Teatro Greco in compagnia di Giuliana Maglia. per uno spettacolo teatro danza, Sì, esatto, dal giusto. titolo Infelicità, che sta per dentro la felicità o per il contrario della felicità. della felicità. Bisogna leggerlo in due modi. Questo perché? Perché comunque nessuno può arrivare alla conoscenza della felicità senza aver sperimentato il suo contrario. Questo per partire. Ok, ci racconti brevemente che cosa succede nello spettacolo per invitare i nostri amici a vederlo. Cosa succede? Allora, l'idea è partita dal voler mettere in scena qualcosa di diverso rispetto a quello che ero abituata a fare. Solitamente ero abituata a portare in scena dei sentimenti più di angoscia, di ansia, di disattesa delle aspettative. Insomma, è più facile per un danzatore fustigarsi in scena che rendere invece questo, la felicità, l'armonia, la leggerezza, il piacere. Quest'anno mi sono data questa sfida ed è stato molto difficile perché pensavo fosse un argomento leggero, invece è risultato un argomento più pesante a livello compositivo e anche per i danzatori, proprio per quello che dicevo prima, perché comunque è molto più semplice mettere in scena il dolore piuttosto che mettere in scena qualcosa di positivo, portare il pubblico anche a qualcosa di positivo senza risultare banali, spero di non averlo fatto, senza risultare comunque scolastici. È difficile. Questo è un continuo laboratorio. È un continuo laboratorio di improvvisazione e di tecnica, perché comunque ci sono delle parti molto tecniche e delle parti invece che sono sempre diverse perché dipende tutto sempre dall'energia e dall'emozione che siamo in grado di tirare fuori ogni volta che lo facciamo. Gli spettacoli di teatro danza sono sempre in continua evoluzione, non c'è mai un punto, non si può mettere mai un punto. Diciamo che è un eterno laboratorio e si può sempre migliorare o peggiorare, sempre dipende da quello che Però noi. mi dicevi prima, improvvisazione però con degli schemi. Improvvisazione comunque con degli schemi. Ad esempio noi sappiamo che dobbiamo occupare determinati spazi, non possiamo invadere lo spazio dell'altro. Se invadiamo lo spazio dell'altro dobbiamo interagire in qualche modo che sia costruttivo a livello coreografico, che sia costruttivo a livello fisico. E poi anche nel momento in cui andiamo proprio ad improvvisare veramente, perché quando apriamo quella scatola noi non sappiamo che cosa la gente ha scritto. Questa sera mi veniva sempre fuori un biglietto, sempre fuori un biglietto. Alla fine io mi faccio trasportare. La felicità è avere le ali. Avere le ali, me le sono messe addosso. Ed è stato bellissimo. Deve essere sempre così. La mia idea era quella proprio di aiutare il pubblico, la gente, in un periodo così triste, così negativo, Difficile, diciamo. difficile, diciamo, almeno per 50 minuti a pensare ad altro, a pensare che veramente noi possiamo essere felici con poco, che se, come diceva Epicuro, ci allontaniamo da quello che è superfluo, ci rendiamo conto che la felicità ce l'abbiamo già, è già dentro di noi, ce l'abbiamo già per il semplice motivo di essere vivi, di respirare, di svegliarci la mattina, di avere due occhi che vedono, di avere due orecchie che sentono, di avere persone vicino, di avere il calore umano, tutto questo è già felicità. E allora, prima di chiudere, diciamo che sono i tuoi compagni di avventura. Sì, sono bravissimi tutti quanti i danzatori. Avete visto anche la performance dei due ragazzi che era staccata dallo spettacolo, era Romeo e Romeo, e loro erano Cristian Leuci e Gianni Cosoleti. E poi le ragazze di Infelicità, le mie bellissime danzatrici, Stefania Di Donato, Maria Antonietta Palazzo e Anna Sciavilla e io. La nostra amica. Allora, era una data unica stasera, però Per il lo momento sì, però spettacolo lo ritroviamo. speriamo di riportarlo altrove. Perfetto. Il bello e il cattivo Ciao. tempo, vi ringrazio, vi saluto. Continuate a seguirci. Ciao.